È stato celebrato a Castel di Sangro il 126esimo anniversario della fondazione della tratta ferroviaria sul Monacarpinone, avvenuta nel 1897. Presidente, com'è andato questo viaggio? Bene, è sempre un piacere, un'esperienza molto simpatica, ve la consiglio davvero a tutti. Poi andare a visitare la locomotiva a vapore con i macchinisti, giovani, insomma, trovare macchinisti giovani che fanno il mestiere di un secolo fa è una cosa davvero molto particolare, molto curiosa, è un'esperienza unica. Una grande emozione. Sì, sì, è sicuramente una bella emozione e ripeto, consiglio a tutti di prenotare e di partecipare a questa occasione, a questo evento che dà l'opportunità di conoscere in una maniera molto singolare un territorio, un paesaggio unico. Il servizio turistico su questa linea sta incrementando di anno in anno. Parlavamo con i responsabili della fondazione, il prossimo anno sono 10 anni e festeggeremo adeguatamente questo decennale. Ci siamo presi questo impegno anche per fare, come è giusto che sia, un punto della situazione, un bilancio di questi 10 anni, io credo molto positivo, perché in tutte le cittadine e i paesi del comprensorio, a partire compresa Sulmona, a partire da Sulmona, questo treno sta portando ricchezza, economia, quindi è stata una scommessa vincente aver investito sia da parte della Fondazione che da parte della Regione che ha sostenuto questo sforzo. Un evento importante che ricorda la storia della tratta ferroviaria Sulmona-Carpinone, che si è svolta nel migliore dei modi, cioè con la locomotiva che ha trainato 2 vagoni carichi di visitatori, e quindi insomma quello che quanto di meglio non ci si poteva aspettare, sicuramente rispetto a un'esigenza, un'ambizione di far tornare questa tratta all'antico splendore, ma soprattutto in questa nuova veste in chiave turistica. A margine della celebrazione è stato presentato il libro Il nodo infrastrutturale dell'Abruzzo Citeriore, un punto nevralgico della città di Castel di Sangro tra storia, politica e urbanistica. La pubblicazione che abbiamo oggi presentato è una pubblicazione che segna un anno zero, se vogliamo, perché arriva a margine anche dell'ultimazione quasi definitiva dei lavori che hanno interessato la tratta ferroviaria, con il recupero dei vecchi siti della Sangritana, che oggi sono interessati quindi da una strada che collega ovviamente direttamente la stazione ferroviaria con il centro, con la pista ciclabile. Siamo forse una delle poche stazioni d'Italia che ha la pista ciclabile, quindi bike sharing all'ingresso, quindi quanto di meglio si potesse sperare da un'opera di riconversione di aree oramai non più funzionali alle esigenze ferroviarie, e quindi oggi anche questa pubblicazione riporta questo grande progetto di rifunzionalizzazione e di rigenerazione urbana delle aree ferroviarie.